L'altra radio. Bella da ascoltare. La senti questa voce? Chi canta nel cuore? La maglia del dolore, non te lo so spiegare, tanto non capirai. Tanto non capirai. Orgoglio Barese su L'altra radio. Tifosi del Bari, buongiorno e benvenuti a questa nuova puntata di Tanto Non Capirai. Buon mercoledì 21 giugno e un saluto a tutti voi da Nicola Lucarelli. E allora, è finalmente giunto il Fabio Grosso Dei col neotecnico biancorosso che alle 15 di oggi verrà presentato alla stampa. Intanto procede la querelle stadio tra Comune e FC Bari. Nella puntata odierna ci occuperemo di tutto questo senza tralasciare tutte le altre notizie, specie di calciomercato, che stanno interessando la nostra squadra del cuore. Iniziamo subito, ma prima vado a salutare Luca Deleteris. Buongiorno Luca. Eccoci qua, ciao Nicola, un saluto a te e a tutti i nostri radioascoltatori. Linee aperte sin da subito per i nostri tifosi del Bari all'ascolto. Contattateci per dirci la vostra su qualsiasi argomento, per rispondere al nostro quesito odierno che riguarda la presentazione appunto di Fabio Grosso, il primo giorno da allenatore del Bari di Fabio Grosso. Quello che vi chiediamo è: quale richiesta fareste a Fabio Grosso? Cosa vi aspettate quindi sin da subito dal nuovo allenatore del Bari? Potete scriverci sulla nostra pagina Facebook, Tanto Non Capirai, Orgoglio Barese sull'altra radio. E allora, questione stadio in primo piano. Nel pomeriggio di ieri la notizia dell'invio da parte del sindaco di Bari, del comune di Bari, di una nota alla FC Bari nella quale l'amministrazione comunale proroga la concessione dello stadio San Nicola alla FC Bari per un'altra stagione. Pericolo scampato quindi. Si tratta quindi però dell'ennesima proroga alla concessione della struttura. Il Bari potrà quindi usufruire dello stadio, dell'impianto barese gratuitamente, in cambio però dovrà occuparsi della manutenzione. Nulla di nuovo o straordinario, ma che comunque fa allontanare la possibilità, lo spettro di vedere il Bari giocare lontano dal capoluogo. E quindi il Bari che riesce anche in tempo a comunicare alla Lega Calcio la sede per la disputa delle gare del prossimo campionato ed evita di incorrere anche nelle sanzioni pecuniarie previste. Intanto Fabio Grosso è giunto ieri in città, è subito stato preso d'assalto dai tifosi che l'hanno riconosciuto in aeroporto. Grosso che poi si è recato allo stadio San Nicola per la firma del contratto e per visitare anche le strutture dove si allenerà il suo Bari, ovviamente dopo il ritiro. Da indiscrezioni che filtrano dal suo entourage pare che Grosso sia molto motivato ed emozionato per la presentazione di oggi, in quanto ritiene l'avventura barese fondamentale per mettersi in luce e mostrare le sue qualità di tecnico nel calcio professionistico. Intanto c'è subito un amico in linea. Ciao, benvenuto a Tanto Lo Capirai. Buongiorno Nicola, saluto Luca, sono Marco. Ciao Marco. Chiamavo per dire due cose. La prima è innanzitutto un grande in bocca al lupo a mister Grosso, perché con le emozioni che ha fatto provare, soprattutto a uno che ha tifato sempre solo Bari come me nella sua vita, quindi l'unica coppa che ha visto alzare l'ha visto alzare grazie a lui, quindi gli vorrò sempre bene a prescindere. Quindi innanzitutto un grande in bocca al lupo. Io a lui chiedo solo semplicemente una cosa: la sincerità. Tu puoi avere tutto il tempo che vuole, però la campagna acquisti ad agosto finita, gli piace? Sì, no, dice la verità. Non facciamo come Stellone che la squadra è fortissima, poi se ne va e non lascia più i giocatori. Cioè, parlassero chiaramente, perché tanto alla fine noi ormai di pazienza ne abbiamo da vendere, voglio dire, sono negli ultimi 15 anni abbiamo fatto 13 anni di Serie B, non sarà certo un anno in più a farci del male. Certo. Poi l'altra cosa, permettimi, scusami Nicola, perché ieri ho provato insistentemente a intervenire, ma purtroppo non ci sono riuscito, perché Pietro Petruzzelli è un grandissimo politico, è un abilissimo oratore, parla tantissimo, però senza alla fine dir nulla, perché il presidente del Bari non ha chiesto, in base a questa presentazione di documenti, un'autorizzazione a procedere, una licenza, un qualcosa che autorizzasse il comune a dare lo stadio. Ha semplicemente chiesto al comune di Bari se loro sono intenti a concedere lo stadio qualora lui fornirà quei documenti. Quella risposta che lui dava a te
verbalmente, sì, certo che noi, se no perché mi hanno mandato? Lui il Bari la vuole scritta, solo questo vuole, la vuole scritta. Va bene Marco, giustissime le tue osservazioni, sono perfettamente d'accordo sulla tua richiesta a Fabio Grosso, penso che sia una richiesta condivisibile con tutti i tifosi del Bari. Luca, quindi oggi presentazione di Grosso, come ha detto anche Marco poco fa, ci ha fatto vivere tante emozioni, ex calciatore di squadre importanti, campione del mondo con la maglia azzurra. Tu credi che questa popolarità, questa storia che Grosso ha alle spalle possa essere un vantaggio o uno svantaggio nella sua avventura da tecnico del Bari? Ma io credo che possa soltanto far bene sia a lui che a tutti noi, perché chiaramente è stato, diciamo, un calciatore di altissimo profilo, e questo non penso che possa essere un ostacolo in vista di questa prima avventura nel calcio professionistico. Anzi, piuttosto ritengo che magari anche un calciatore che va a relazionarsi comunque con Fabio Grosso, che è stato appunto un grande giocatore oltre che chiaramente un campione del mondo, provi anche quel senso di rispetto magari nei confronti del nuovo allenatore, quel senso di, diciamo, attaccamento e anche chiaramente una relazione molto forte con lui. Quindi questo potrebbe secondo me essere un buon viatico poi per il resto della stagione. Un po' come è successo anche con Antonio Conte, comunque non aveva un gran passato da allenatore, però è stato un calciatore che ha vinto tanto, un simbolo, quindi magari il calciatore può vedere in tecnici del genere quasi dei modelli, quindi potrebbe essere qualcosa di assolutamente positivo. E ora iniziamo, perché ormai è tempo, siamo quasi a fine giugno, ad addentrarci in questioni inerenti al calciomercato, perché Fabio Grosso dovrà assolutamente fare, e sta già facendo, delle richieste al direttore sportivo Sogliano. Tra i reparti sicuramente da potenziare l'attacco, e tra i principali rebus nel reparto offensivo il ritorno o meno di Antonio Floro Flores. A tal proposito, nella giornata di ieri il portale tuttocalciopuglia.com ha intervistato il suo agente. Leggiamo le sue dichiarazioni. Al momento dobbiamo ragionare attimo per attimo, le dinamiche del calciomercato sono molto particolari, sinceramente dobbiamo sederci al tavolo con la società titolare del cartellino del giocatore, vale a dire il Chievo Verona, per programmare il futuro di Floro Flores. A breve discuteremo questa situazione. Circa Bari, Floro Flores ha già risposto, si è trovato bene a Bari e quindi se c'è questa eventualità verrà presa in considerazione. Quindi tutto, ovviamente, come logico che sia, visto che comunque il Bari solo oggi presenterà l'allenatore, e comunque in questo caso c'è il Chievo da interpellare, tutto da valutare. Luca, secondo te sarebbe un bene il ritorno di Antonio Floro Flores a Bari? Beh, credo che a determinate condizioni possa anche essere, diciamo, un vantaggio sotto il profilo tecnico per una squadra come il Bari avere un attaccante come Floro Flores. C'è da constatare però che nonostante magari le aspettative che c'erano, comunque l'inizio brillante anche dal punto di vista atletico ha avuto qui nella sua esperienza a Bari, i problemi che un po' lo hanno penalizzato per tutta la carriera, perché è vero, Floro Flores ha avuto questo infortunio a Bari, ma prima di arrivare a Bari in tutte le squadre in cui è sempre stato un po' frenato da questi problemi di natura muscolare, e questo rappresenta secondo me, soprattutto a 34 anni, un ostacolo non indifferente. Quindi per me potrebbe arrivare a due condizioni: a patto che ci sia innanzitutto una concorrenza abbastanza forte in attacco, e quindi Floro Flores non venga considerato un intoccabile, diciamo, e poi a patto che chiaramente si riduca l'ingaggio, perché andare a investire una somma troppo importante comunque su un calciatore che può fare la differenza ma che non rappresenta una certezza, certo, assoluta, non dal punto di vista tecnico ma dal punto di vista fisico,
potrebbe anche essere un rischio per la società. E a proposito dei problemi fisici di Floro Flores, ricordiamoci, in tempi non sospetti intervistammo il suo agente che ci fece capire, prima ancora che il giocatore si infortunasse, che c'erano comunque dei problemi, quindi è giustamente una situazione da tener d'occhio. Spostiamoci sul forum di orgogliobarese.it per leggere come gli utenti iscritti stanno commentando questo probabile ritorno di Floro Flores. L'utente Donda22 dice: quando è stato bene è stato due spanne sopra qualsiasi altro giocatore insieme a Brienza e Galano, ma ha un carattere un po' difficile, il problema è l'età, ma l'impegno l'ha sempre dimostrato. Poi l'utente Sbam dice: Floro Flores, un giocatore che non c'entra niente con la Serie B, con la giusta preparazione si spera anche che non abbia più cali fisici. Poi l'utente Filemon: mi piacerebbe capire in quale momento preciso avviene la metamorfosi da Lusso per la B a Bidone. Per me rimane un ottimo calciatore, fa dei bei movimenti e calcia bene. Mi piacerebbe se tornasse, ma non mi strapperei i capelli in caso contrario. Poi l'utente il Marabù: può essere rotto, vecchio, presuntuoso, tutto quello che vogliamo, ma appena è arrivato ho visto finalmente un giocatore in grado di fare un taglio come si deve, un inserimento con i tempi giusti e anche tirare dalla distanza. Infine l'utente Sentenza dice: Floro Flores è un attaccante come non si vedeva da anni, ammesso che sia davvero determinato a ritornare, io vorrei rivederlo dopo una preparazione e messo in condizioni quindi di fare bene la sua stagione. Quindi utenti tutto sommato accettano di buon grado il ritorno di Floro Flores a Bari. Tanti messaggi giunti già in redazione, allora leggiamone qualcuno. C'è Alessandro che ci scrive: un benvenuto a Grosso, una richiesta per lui di creare subito un gruppo coeso. Poi una domanda per voi: che è successo con Lupo, che è andato a fare il DS a Palermo? Già, perché ieri sera è circolata questa notizia lanciata da alcuni siti, da alcuni portali, ma se non sbaglio anche da un'emittente televisiva. Si dice che il Palermo abbia scelto il suo nuovo direttore sportivo e sia proprio Fabio Lupo, che invece sembrava vicinissimo al Bari. Guarda, per quello che ci risulta, fino a 2-3 giorni fa era certo l'arrivo di Lupo come nuovo responsabile del settore giovanile. Se ci sono stati sviluppi negativi nelle ultime ore, sinceramente non lo so, però fino a qualche giorno fa era certo il suo arrivo. Ora vedremo, cercheremo magari di indagare nelle prossime ore per capire cosa è successo, se veramente Lupo andrà a Palermo, se è soltanto una bufala, cercheremo di valutare. Però la cosa certa è che fino a 2 giorni fa Lupo era ad un passo da diventare il nuovo responsabile del settore giovanile del Bari. Prima delle altre notizie c'è un altro amico in linea, ciao, benvenuto a Tanto lo capirai. Buongiorno, sono Francesco. Ciao Francesco. Partiamo da un presupposto che fare la rivoluzione ogni anno non porta sicuramente dei frutti, però io ultimamente sento che qua vogliamo riconfermare quasi tutti i giocatori dell'anno scorso. Al di là di discutere da un punto di vista tecnico, Floro Flores, che sono, magari sono anche giocatori forti, però sinceramente per la maglia cosa hanno dato l'anno scorso? Non hanno dato niente, quindi via, basta, non ci illudiamo più con questi nomi. Cioè Floro Flores ha preso in giro le prime 2 settimane, ok, poi non è stato bene, ma non ha messo più piedi in campo, quindi non ci illudiamo, cioè secondo me basta, cambiamo. È sbagliato fare ogni anno la rivoluzione, però l'anno scorso questi giocatori, non dico dal punto di vista tattico e tecnico, proprio di attaccamento alla maglia non hanno dato niente. Quindi io sono per il cambiamento. Grazie, sempre forza Bari. Va bene, forza Bari, ciao Francesco. Allora, leggiamo qualche altro messaggio. Quest'anno mi aspetto l'arrivo di un fantasista. Poi, ciao ragazzi, a Grosso non chiedo la Serie A, ma solo gioco, divertimento, sudore e senso di appartenenza. Benvenuto e in bocca al lupo. Questo lo scrive Francesco. Poi, l'unica richiesta per Grosso, dire sempre la verità senza prendere in giro nessuno. Questo lo scrive Boris. Quindi, più o meno, i radioascoltatori dello stesso avviso, quindi vogliono trasparenza, vogliono chiarezza, non vogliono prese in giro, non vogliono allenatori che magari in sede di campagna acquisto comunque subito dopo dicono che hanno avuto i giocatori che desideravano, poi magari vanno via e si sente dire no, abbiamo avuto seconde scelte, abbiamo avuto calciatori che non erano nella mia lista, eccetera eccetera. Quindi io sono d'accordo con i nostri radioascoltatori e continuiamo con le notizie di calciomercato, perché un altro calciatore che pare sia nel mirino del Bari è Robert Gucker, centrocampista austriaco ora al Vicenza. Il suo agente è stato intervistato dal nostro Domenico Brandonisio, leggiamo le sue parole. Al momento non c'è stato nessun contatto col Bari, se il giocatore dovesse interessare ai biancorossi e al direttore Sean Sogliano siamo a disposizione, di sicuro quella pugliese è una piazza importante. Luca, che tipo di calciatore è Gucker? Gucker è un regista importantissimo secondo me per la categoria,
probabilmente nell'ultima annata è stato un po' diciamo sottotono rispetto ai suoi standard che ha confermato ad altissimi livelli anche in Serie A con il Frosinone. È un costruttore ideale di gioco, è quel tipo di giocatore che secondo me servirebbe come il pane al Bari, che è mancato chiaramente negli ultimi anni. Diciamo che per caratteristiche ha le stesse caratteristiche di Gennaro, che è un profilo appunto gradito a molti proprio per questa sua capacità tecnica anche di fraseggio a centrocampo, quindi un giocatore che secondo me potrebbe starci benissimo in un contesto diciamo di gioco come quello di una squadra che ha bisogno di un giocatore importante in fase di impostazione. E intanto il Bari si starebbe muovendo anche per quanto riguarda il mercato in uscita. Da Lecce rimbalza la notizia di un accordo ormai fatto tra la società salentina e il Bari per quanto riguarda il calciatore, l'attaccante Salvatore Caturano. Lecce che nei prossimi giorni, secondo il portale Pianeta Lecce, eserciterà l'opzione di riscatto sborsando 200.000 euro per assicurarsi l'attaccante. Questa è un'operazione che diciamo quasi scontata, perché con quella somma, e visto il buon rendimento di Caturano in Lega Pro, era molto molto probabile un'operazione simile da parte del Lecce. Luca, al di là della cifra bassa, magari si può discutere quanto vogliamo su questo aspetto qui, tu un Caturano in Serie B l'avresti tenuto oppure no? Beh, diciamo che comunque dopo delle annate positive in Lega Pro, magari una chance l'avrebbe anche meritata. È chiaro che alla sua prima esperienza in B con l'Ascoli ha avuto qualche difficoltà, ma fondamentalmente io credo che questo sia anche possa anche essere naturale in un percorso di crescita di un giocatore. Poi magari c'è qualche altro giocatore che riesce subito ad imporsi anche nella categoria superiore, però credo che insomma lui abbia delle qualità importanti. Credo che sappia difendere il pallone come pochi, perlomeno in Lega Pro, quindi un'occasione magari l'avrebbe anche meritata. Fondamentalmente la cifra è un po' diciamo bassina, però potevano essere diciamo 300-350 piuttosto che 200, però fondamentalmente siamo lì insomma. Intanto qualche altro messaggio, c'è Andrea che ci scrive: ciao Nicola, ciao Luca, novità sullo sponsor tecnico, possibile che anche quest'anno si debba partire con questo ritardo? Allora, al 99,9% il nuovo sponsor tecnico del Bari sarà la Zeus. Da quel che ci risulta sono già state realizzate le maglie per la prossima stagione, maglie personalizzate per la FC Bari, quindi da questo punto di vista ci siamo. Poi non so se ci saranno stravolgimenti nelle ultime ore, però al momento al 99,9% il Bari vestirà Zeus, perché le maglie sono state anche preparate. Penso che a breve ci sarà una conferenza stampa per la presentazione appunto delle nuove divise da gioco della FC Bari. Bene, per noi piccolo break, ma torniamo tra un minuto. Molto più di una semplice autocarrozzeria, Fratelli Alberga è un vero punto di riferimento, dinamico e polifunzionale, con una vasta gamma di interventi per risolvere con tempestività e precisione tutte le necessità in fatto di carrozzeria e autoriparazione, meccanica leggera, elettrauto, revisione auto, soccorso stradale, igienizzazione abitacolo, verniciatura e specializzati nella riparazione di vetture grandinate. Gestione sinistri con consulenza e disbrigo pratiche, convenzionati con le maggiori compagnie assicuratrici, preventivi dettagliati e gratuiti, relativamente al servizio richiesto con tutte le voci di costo, inclusi pezzi di ricambio e manodopera. L'autocarrozzeria dei Fratelli Alberga non è solo officina, ma anche rivendita di auto nuove ed usate, e ti offre consulenza per l'acquisto di un'auto, sia nuova che usata, a prezzi competitivi e servizio chiavi in mano. Autocarrozzeria Fratelli Alberga, autorizzata Fiat, a Binetto, via Macchia del Bosco. Telefono 080 62 20 14. L'altra radio. Bella da ascoltare. Bene, rieccoci. Vi ricordo che potete anche continuare a iscriverci sulla nostra pagina Facebook, tanto non capirai. Orgoglio Barese sull'altra radio. Vi ricordo il quesito odierno: quale richiesta fareste a Fabio Grosso? Cosa vi aspettate sin da subito dal nuovo allenatore del Bari?
E siamo giunti al momento del collegamento telefonico per approfondire i vari temi che in queste ore stanno tenendo banco in Casa Bari. Ci rivolgiamo alla voce biancorossa per eccellenza. Saluto e ringrazio per essere con noi il giornalista e radiocronista Michele Salomone. Buongiorno Michele. Grazie a te Nicola, buona giornata a tutti, ciao. Ciao Michele. Se volete potete interagire con Michele Salomone e c'è subito un amico in linea. Michele, quindi la prima domanda non te la farò io. Ciao, benvenuta, tanto non capirai. Buongiorno, sono Vito e chiamo da Bari. Ciao Vito. Una domanda a Michele Salomone. Vai. Grosso, sì, è buono a Bari, però con questi marpioni che ci troviamo in squadra, si fa valere la sua, diciamo, importanza come allenatore? Lo ascolteranno o ci vuole un uomo di spogliatoio tipo Angelozzi? Grazie. Grazie. Michele, subito a te. Ma guarda, io come dire, preferisco non esprimere mai giudizi subito, quando c'è un allenatore che arriva, quando ci sono calciatori nuovi, perché io non conosco Grosso e credo che non lo conosca nessuno. Ha allenato per 2 anni la primavera della Juventus, per cui questo è l'unico precedente del quale sappiamo, conosciamo anche il risultato tecnico di questa sua esperienza. Però è evidente che non si può dire a priori. Certo, è un allenatore giovane che viene in una piazza che molti hanno definito, e io mi auguro che gli sia stata dipinta anche in questa maniera, una piazza molto difficile, molto esigente, dove dicono che ci sono queste pressioni che io sinceramente non ho mai visto da nessuna parte, le pressioni sono alibi, insomma è una piazza che è Bari, che è una piazza esigente. È evidente che scopriremo se Grosso è la persona giusta per, come dire, per condurre un campionato di rilancio oppure no. Il suo rapporto con lo spogliatoio molto dipende anche dalla forza che gli dà la società. È evidente che noi non sappiamo come evolverà la campagna trasferimenti del Bari, quali scelte verranno fatte. Non so, non riesco ad immaginare il futuro di Moras, di Cassani, di Morleo. Insomma, Grosso è abituato a lavorare con i giovani, ma soprattutto a sviluppare un gioco molto veloce, molto rapido, che in teoria mal si concilia con questi calciatori che ho appena nominato. Però è evidente che secondo me c'è soltanto da dargli fiducia e soprattutto sperare che tutta la società gli stia dietro, perché senza la società non va da nessuna parte, secondo me, nessun allenatore. Intanto Michele, c'è un messaggio per te, un semplice saluto, saluti a Michele Salomone da Eugenio da Reggio Emilia. Andiamo avanti. Michele, comunque, al di là di Grosso, delle questioni tecniche, anche quest'estate a Bari di tutto si parla tranne che di calcio, a tener banco la questione stadio. Ieri gli ultimi atti di questa vicenda con la concessione, con la proroga della concessione per un altro anno, da una parte il comune, dall'altra parte la FC Bari. Da quale parte sta Michele Salomone? Che idea si è fatto? Guarda, da nessuna parte. Ho incontrato casualmente il sindaco di Bari l'altro giorno e ovviamente ci siamo soffermati a chiacchierare su questo argomento. Io credo che lui sia sincero, cioè lui voglia darlo lo stadio in concessione e voglia darlo anche a Giancastro, soprattutto a Giancastro, anche perché è l'unica persona interessata, ovviamente come presidente del Bari Calcio, a gestire un impianto del genere, che davvero non si saprebbe chi potrebbe essere interessato a gestirlo. E l'unica cosa, lui dice, è che bisogna rispettare la legge, devono mettersi d'accordo sull'interpretazione di questa legge, cioè sugli atti che ci sono. A giudizio di Antonio De Caro, la documentazione presentata è insufficiente per poter procedere, come dire, al dibattito in Consiglio Comunale. Servono ancora altri atti che Giancaspro dovrebbe adottare. D'altro canto, però, sentendo l'ultima conferenza stampa di Giancaspro, lui dice: io non posso impegnarmi ulteriormente anche sul piano finanziario se non ho la certezza di un atto comunque o di un impegno del Consiglio Comunale. In questo momento la situazione sembra di stallo, però io sono fiducioso, perché da un atto, intanto ieri è stato fatto un atto che andava fatto, cioè quello da parte del Comune di concedere l'uso dello stadio per la prossima stagione e consentire al Bari di giocare in casa. Credo che, secondo me le posizioni possano alla fine trovare un punto d'incontro. Anche perché il Comune, sinceramente, dello stadio, che cosa se ne fa di quello stadio in quelle condizioni? E soprattutto anche Giancaspro ha l'interesse per sviluppare tutto quel discorso che c'è attorno allo stadio, del quale ci ha parlato nell'ultima conferenza stampa.
Michele, intanto c'è un altro radioascoltatore in linea. Ciao, benvenuto a Tanto Non Capirai. Ciao, buongiorno a tutti, sono Vito da Bari. Ciao Michele, Vito Calabrese della GBE, è un piacere sentirti. Ed è un dispiacere non sentire tutte le tue dirette su Facebook da parte delle partite del Bari. Allora, una nota tecnica ti volevo chiedere, e la volevo chiedere anche a voi. Lasciamo stare Grosso, che ovviamente Bari già in subbuglio, ma non serve, come sempre a Bari noi prima sfasciamo e poi aggiustiamo. Se non si conosce l'allenatore non ha senso criticarlo. Però a questo punto mettiamoli le possibilità di poter fare bene, visto che è un allenatore che ama molto i giovani e fa giocare molto i giovani, li valorizza. Perché non facciamo tornare Bari ad avere quel vivaio che aveva stile Atalanta, stile altre società che lavorano sul vivaio, e non andiamo invece di andare a prendere, come stanno facendo le ipotesi, giocatori della Juventus che lui conosce, va benissimo, però che non sono del Bari, che non possiamo valorizzare e poi certo trattenere, ma che dobbiamo rimandare indietro e facciamo il solito ping pong ogni anno. Va bene Vito, grazie mille, buona giornata. Michele. Grazie a Vito e saluto anche Eugenio, che credo sia traversa da Reggio Emilia. Sì. È un grande tifoso del Bari, che peraltro è il leader di un gruppo che segue la squadra davvero dappertutto. Bravissimo, Barese al Nord. E dicevo, per fare quel discorso che dice Vito Calabrese, serve qualche anno. È chiaro che costruire un settore giovanile, dotarlo degli impianti necessari, non si ottengono così di risultati a vanvera. Nelle mura di questo è chiaro che bisogna andare avanti, ed è chiaro che qualche prestito, poi vedremo con quale formula, prestito secco, prestito con diritto di riscatto o prestito con diritto di riscatto e controriscatto, perché questo vorrà dire molto sul piano dei rapporti anche con la Juventus, no? Che venga qualche giovane bravo della Juventus, io mi sono battuto, io ho sempre detto, ma insomma ringiovaniamo questa squadra, perché tra l'altro aveva l'età media più alta della Serie B nella scorsa stagione, era un dato di fatto. Perché i giovani si impegnano di più, certamente hanno bisogno di motivazioni, è chiaro che devono essere giovani, giovani in gamba, giovani bravi, che non devono essere certamente brocchi, però secondo me questa è la strada giusta da cui ripartire. Ecco, sinceramente credo che quest'anno si stia partendo in modo completamente diverso rispetto alla scorsa stagione. Il primo ingaggio della scorsa stagione fu quello di Moras, 36 anni, quest'anno se prendiamo qualche giovane io credo che si sia sulla strada giusta. E Grosso potrebbe essere l'uomo, io non faccio programmi, io non dico sì, Grosso così, campione del mondo, io dico vediamo, certo, un conto è allenare, un conto è allenare la primavera della Juventus, un conto e allenare il Bari, però non è detto che non ci riesca, e che ci riesca anche bene, assolutamente. Certo. Vediamo. Bene, vi ricordo che siamo in diretta con Michele Salomone, potete continuare a interagire con noi, iscriverci sulla nostra pagina Facebook, Tanto Non Capirai, Orgoglio Barese sull'altra radio. Michele, è Bari che da oggi dovrà pensare appunto seriamente al calciomercato per allestire una squadra che, questo è il grande punto interrogativo, una squadra per quale obiettivo, per qual tipo di campionato? La Serie B, credo che ce lo insegni la storia, è aperta, come dire, a tutti in qualsiasi momento. Che cosa voglio dire? A volte si può partire con i fari spenti e fare grandi campionati, a volte si può partire invece in pompa magna e poi alla fine restare con le pile nel sacco. Ce lo dirà il campionato, dipende ovviamente da quale squadra, poi magari si mettono insieme tanti giovani, Grosso riesce a tenerli ben assemblati, riesce a dargli un gioco, cresce l'entusiasmo, si instaura quella che io definisco la spirale a salire, e quindi è chiaro che poi qualsiasi risultato può essere possibile. Certo, è evidente che oggi se tu chiedi alla società ti dirà, e lo ha detto già comunque nella sua conferenza stampa Sean Sogliano, è chiaro che il Bari dovrà fare un campionato in cui come dire, cimentarsi, sperando lo stesso vedi, il contratto che è stato fatto sottoscrivere a Grosso, no? Il contratto vale per 2 anni, ma soltanto in caso di raggiungimento di un obiettivo che è quello dei playoff. È chiaro che quindi quell'obiettivo resta comunque, perché dai, finire tra le prime 8 non dovrebbe essere in linea di principio una cosa molto difficile. Anche se il Bari l'anno scorso non c'è neanche riuscito, però quello dovrebbe essere insomma l'obiettivo, secondo me, al quale pensano in questo momento sia Giancaspro che Sogliano, anche se magari poi diranno che effettivamente ci si potrà accontentare anche di un campionato di transizione. Michele, tu come sempre con noi viene da 30 anni, hai visto e commentato anche quest'anno tutte le partite del Bari, quindi hai visto come tanti altri tifosi
nello specifico i vari, le varie lacune, i vari pregi della squadra dell'anno scorso. Secondo te ci sono dei calciatori dai quali ripartire e in quali ruoli occorrono subito dei rinforzi? Anzitutto la difesa, portiere a parte, perché Michele secondo me è stato sicuramente tra i migliori, se non addirittura il migliore del Bari complessivamente, e non a caso viene richiesto sul mercato. La difesa ha il problema dei due centrali, ma anche l'esterno, quello di sinistra. Adesso io do per scontato che Isabelli al rientro, anche se dicono, scrivono a ottobre, non lo so quando, comunque ritorni ad essere Isabelli di sempre, però credo che i maggiori problemi siano proprio nel reparto difensivo, anche perché Moras ha un anno in più, Cassani un anno in più, quindi è evidente che, e poi bisogna vedere, perché sai, Grosso fa un pressing abbastanza alto, abbastanza, io non so che cosa chiederà Sogliano, perché come può farlo con calciatori, per carità, bravi e tutto quel che vuoi, ma che però insomma hanno nelle gambe tantissimi chilometri ormai macinati. E poi al centrocampo, dove finalmente deve essere ingaggiato un regista, uno classico, uno Iori, giusto per fare un nome così, no? Come caratteristiche. E poi lì davanti è chiaro che, sai, io dico sempre la dorsale, no? Quando hai un buon portiere, un buon difensore centrale, un buon centrocampista centrale e una punta di valore, secondo me hai già un 60% di possibilità di mettere su una grande squadra. Quindi su questi ruoli, ma soprattutto in difesa, sono i problemi del Bari. Michele, c'è un altro radioascoltatore in linea. Ciao, benvenuto a Tanto lo capirai. Ciao a tutti, sono Pasquale Rimini, tifo Bari. Ciao, un saluto affettuosissimo a Michele, che da 40 anni, da 30 anni è una voce che mi accompagna e mi fa sentire vicino a Bari nonostante i quasi 600 km di distanza, e quindi veramente grazie di cuore per le sue appassionate radiocroniche. Una disamina perfetta quella fatta da lui, perché noi dobbiamo ricostruire la squadra dalla difesa, perché l'anno scorso mutavamo via la palla con Mikai, non abbiamo giocatori in organico che potessero impostare l'azione dalla difesa, quindi da lì dobbiamo ripartire sicuramente. Dobbiamo cercare di piazzare qualcuno dei giocatori anche a costo di sacrifici, tipo Furlan, provando degli scambi. Io andrei a saccheggiare letteralmente il Vicenza, dove da sempre avrei preso, per fare giusto un nome, Giacomelli, per dire sulle fasce. Ma soprattutto dobbiamo dotarci di una società che abbia un organico serio. Non possiamo avere l'unica figura del direttore sportivo, ci vuole una figura di un direttore generale che vigili sull'operato. Io di Sogliano da sempre non mi fido, perché conosco della gente che lo conosce ed è un volpone che l'anno scorso ha fatto tanti danni. Adesso deve fare miracoli il buon Sogliano nel vendere tutti questi giocatori inutili che ha preso dall'ingaggio elevato, veramente fare miracoli, perché quest'anno non dobbiamo riconciliarci con il gioco del calcio. Noi meritiamo di giocare al calcio, dobbiamo giocare al calcio soprattutto, il resto poi verrà da sé. Vogliamo vedere giocare e di fare giocatori seri che studino. Perfetto, grazie a Pasquale. Beh, circa il direttore generale, questa è una battaglia che sto portando avanti personalmente da settimane. Michele, a te la risposta. In che senso? Sull'operato? Beh, è evidente Sogliano. Che lui, beh, è chiaro che lui non può essere esente da responsabilità per la passata stagione. E del resto, insomma, sì, è vero, lui è arrivato quando era già stato ingaggiato l'allenatore Stellone, però è anche vero che tutto sommato la spallata Stellone l'ha data lui, Colantuono lo ha portato lui, così come Grosso adesso lo ha scelto lui. E in questo momento credo che non abbia alibi, credo che è chiaro che queste sue scelte diranno molto sul suo futuro, perché è evidente, diciamo, io mi auguro che non sbagli nulla anche, e ha quel compito anche di liberarsi dei calciatori che lui ha ingaggiato e che non è facile da sistemare sul mercato, che probabilmente alla fine finirai col tenerti in casa. Sai, Moras, che ha 37 anni, credo, no? È ancora un anno di contratto. Ma penso a Cassani, penso lo stesso Brienza, che per carità è stato sicuramente il migliore della scorsa stagione. Ha 38 anni, ha un problema che ha superato al ginocchio, ma ha 38 anni, un problema al ginocchio. Sono problemi che secondo me Sogliano si deve porre insieme, però in questo momento è chiaro che diventa lui centrale su tutto. È chiaro, certo, che tutte le attenzioni quest'anno saranno su Sean Sogliano, perché quest'anno ha fatto tutto lui dall'inizio. Perfetto, Michele, noi siamo in chiusura. Io ti ringrazio per aver partecipato alla nostra trasmissione, per aver interagito con i nostri radioascoltatori. Grazie a Michele Salmone. È stato un piacere per me, grazie, buona giornata a tutti. Ciao Michele. Bene, come detto, siamo quasi in chiusura. Un'occhiata a qualche titolo di giornale. Partiamo dalla Gazzetta del Mezzogiorno, c'è proprio l'editoriale di Michele Salmone. Tra parole
e slogan si respira aria strana. Poi la questione stadio tiene banco, il Bari giocherà al San Nicola, campionato via libera in extremis, la partita col Comune continua. La giornata del nuovo mister, ore 15, presentazione alla stampa. Ovviamente si parla di Fabio Grosso. Cambiamo giornale, Corriere dello Sport, ritrovarsi, c'è una foto di Brienza che con le braccia aperte, il nuovo allenatore verrà presentato oggi al San Nicola, i tifosi biancorossi attendono da lui il colpo d'ala che porti la squadra in alto. A Bari rivedrà alcuni visi conosciuti, appunto tra questi Brienza, suo compagno nel Palermo. Ultimo giornale, Gazzetta dello Sport, schermaglie col Comune, ma stadio ok, ecco Grosso, articoli ovviamente di Franco Cirici, che titola anche un anno di Giancaspo tra illusioni e speranze. Il 21 giugno del 2016, quindi esattamente un anno fa, Giancaspo salvò il Bari dal fallimento, si affidò al DS Sogliano, ma adesso il suo progetto passa dalla concessione del San Nicola. Tutto questo sulla Gazzetta dello Sport. Bene, veramente tutto anche per quest'oggi, ringrazio e saluto Luca Deleteris. Luca, appuntamento a domani. Ciao Nicola, appuntamento a domani, un saluto a te, buona giornata a tutti i tifosi del Bari. Ringrazio Fabio Scorci in regia e tutti voi per averci seguito, tanto lo capirai, torna domani. Forza Bari e ciao, da Nicola Lucarelli.